Allora, all'inizio del secolo scorso la tecnologia diciamo nasceva per colmare dei bisogni. Io dovevo lavare a mano e mi inventavo la lavatrice. Invece adesso è un po' il contrario. Io faccio nascere la tecnologia e poi creo il bisogno. E quindi questo per forza crea, cioè tende poi a portare a un disvalore, perché non siamo più spinti dal migliorare la nostra vita, siamo spinti dall'ottenere qualche cosa che in fondo non ci serve. Quindi secondo me è sempre più difficile poi riuscire a farlo eticamente. Facile? Non penso che nessuno mai ha detto che sia una cosa facile. Quello è il concetto che adesso tanti di quelli che cercano di innovare, stanno innovando, stanno migliorando, diciamo di poco, stanno creando un mercato che non esisteva prima del prodotto. Ma non possiamo nemmeno dire che la maggior parte delle nostre grandi sfide, particolarmente a livello globale, non possiamo dire che la tecnologia non è la causa di queste cose anche. Noi siamo la causa, noi abbiamo creato la tecnologia, ma la tecnologia, la maggior parte, è anche colpevole. Una cosa che mi interessava, volevo sapere appunto cosa spinge all'idea di andare a sviluppare quella tecnologia, portarla a essere anche... banalmente chi decide o chi fa richiesta direttamente o indirettamente una determinata tecnologia, e quindi come l'aspetto di valore possa, oltre che su come viene realizzata, qual è il prodotto finale, anche proprio su perché c'è stato bisogno. Non possiamo dipendere 100% sulla buona volontà delle persone, okay, degli imprenditori, assolutamente, ma alcuni sì. Bombas, quelli che fabbricano delle calze, ogni volta che tu compri un paio loro mandano uno in carità alle persone che non riescono a comprarle, uno per uno. Okay. Dice, questo non è sostenibile, questo modo di fare, ma no, dipende sul costo della produzione. Okay. Io sono disposto a pagare di più sapendo che faranno queste cose qua. Smartphone è un telefono smart, è una piccola azienda che hanno capito il fatto che le nuove tecnologie come iPhone, Samsung, tutti quelli che quanto non lo usiamo più, quanto li buttiamo, dove andranno? Vanno a inquinare i paesi che sono già poveri. Loro hanno detto no, il fonte del nostro prodotto non verrà mai di quei paesi lì. Non sfrutteranno mai delle materiali che sono stati abusati da, diciamo, alcuni paesi in guerra che sfruttano i bambini, che li sforzano nei minieri per raccogliere alcuni dei materiali molto importanti per la costruzione, per fabbricare questi nuovi telefoni. Allora, costano di più, ovviamente. Siamo resi conti negli ultimi 2 anni le conseguenze di, diciamo, il lusso di pagare di meno dagli altri paesi, che ci hanno arricchiti altri paesi indebolendo la nostra. Perché eravamo comodi a pagare di meno. Ci sono problematiche politiche dietro questa cosa, stipendi, tutto questo è molto complesso, ovviamente, che ci può permettere a fare scelte più etici, per esempio. Come ho detto, allora c'è la buona volontà, che non è un fonte ampio, una persona che decide di costruire un'azienda per costruire una cosa che può essere molto competitiva e diffonderlo nella società sapendo che questa è una cosa fatta in un modo etico. E c'è l'altro modo, sapendo che tanti di quelli che sono responsabili per grandi aziende come Google pensano di solo una cosa: guadagno e continuare a guadagnare di più. Possiamo chiamarlo potere, loro non si interessano di potere, si interessano di guadagno. È il capitalismo. Sì, sì, non per loro, quello non è capitalismo per loro. Perché, allora, capitalismo ufficialmente è quando c'è competizione. Non è un mercato libero quando un'azienda fa che gli altri più piccoli falliscono o li comprano, pagano i politici per creare nuove leggi che ci permette solo a quelle aziende di guadagnare di più. Quanto le aziende si mettono insieme con la media, cartello, e lo Stato. Quello è un monopolio. Il corporatism, quello è la definizione di fascismo. Allora, lasciamo Google e cose diciamo a parte, perché sono diventate così potenti
che se non troviamo un modo democratico, se non troviamo un modo politicamente abbastanza potente di romperle, perché dobbiamo romperle, ci sono leggi apposta per fare questa cosa, ci serve dei politici con abbastanza coraggio di portarlo a termine, una cosa del genere, nel nostro paese, che in America non ci sono, perché sono tutti dipendenti di Google. Sono dipendenti di Google, come quelli che fabbricano delle armi e tutto altro. Pfizer, tutto. Fanno sempre, queste grandi aziende fanno così. Non si paga i politici direttamente, quanto vanno in pensione o quanto usciranno dalla politica, si trovano un altro lavoro di consulenza. Funziona così. Lasciamo a parte quelle aziende, ma gli altri che sono più disposti a cambiare, si cambiano quando tu riesci a convincerli che il guadagno e il profitto non è contrario ai valori umani, che forse riescono a guadagnare di più. Il loro guadagno adesso è insostenibile. Se loro vogliono guadagnare di più in 5 anni, devono fare così, perché il mercato, il desiderio dei cittadini sta cambiando pure. Vediamo ogni tanto quando un'azienda cerca di fare... È quasi una specie di valore aggiunto, quindi... Possiamo dire aggiunto adesso, ma meglio di creare una narrazione che è vero, che il guadagno è completamente dipendente se loro fanno questo, devono fare questa cosa. Sull'Europa, una cosa su cui l'Europa dovrebbe lavorare a livello di legislazione, che ancora non ha fatto, è proprio legiferare, anche se siamo in grandissimo ritardo, rispetto appunto alle piattaforme che utilizzano i nostri dati. Cioè, noi stiamo vendendo dati a privati, non c'è nessun tipo di nel senso che regaliamo i nostri dati privati, e non c'è a livello europeo ancora nessuna regolamentazione di questa cosa qua. E invece su questo bisognerebbe lavorare, non solo a livello italiano ovviamente, ma almeno a livello europeo. Ma ancora più urgente sarebbe proprio lavorare sulle persone, sulla consapevolezza, a partire dai bambini, dagli adolescenti, un po'. Cioè, nel senso che cioè, la tecnologia non è un male di per sé, ma il problema è che non è finalizzata, cioè è un qualche cosa che fintamente, tu secondo me fai molto bene ad accentuare questa cosa, ci deresponsabilizziamo, cioè creiamo tecnologie e poi diciamo non è una nostra responsabilità. Invece la presa di coscienza che comunque ci sia un processo voluto dall'uomo, e ci dovrebbe essere appunto la consapevolezza di qual è il fine di ogni tecnologia, questo secondo me è molto importante, e presuppone però un grosso lavoro più che sulle macchine, sull'essere umano, che io credo che al di là il grosso lavoro da fare e sia un lavoro di tipo umanistico, cioè di educazione alla consapevolezza di quello che stiamo facendo e di qual è il fine dell'umanità. Perché poi, come diceva Caterina, le macchine noi le abbiamo usate per migliorare la nostra condizione di esseri umani, e adesso abbiamo perso il senso di perché stiamo usando certe cose, per cui è diventato il fine la macchina. Cioè il fine di tanti esseri, di tante vite, è connettersi la sera con questo mondo, no? E questo è il problema, ristabilire un po' il senso delle cose, qual è il mezzo e qual è il fine. Ho tanto cautela quando io sento le persone che, ormai siamo resi conto che tante delle nostre grandi sfide a livello globale, la causa è la tecnologia anche storicamente. C'è questa tendenza che noi abbiamo di trovare soluzioni tecnologiche per quelle sfide, che la causa è stata la tecnologia, non sapendo, non rendendo conto del fatto che quelle soluzioni potranno essere anche problemi nel futuro. Per cambiamento climatico stanno pensando l'ingegneria ambientale, un tecnologia di alto rischio, perché non puoi andare indietro. Se lo sfruttiamo cambiando proprio la clima, usando alcune tecnologie, alcuni spray nell'aria, i riflettori nell'orbit del globale per riflettare la luce del sole, tante queste tecnologie, non capiamo i sistemi complessi. I sistemi complessi, toccando un pezzo, avranno un impatto
non solo nello spazio, ma nel tempo pure, che non possiamo vedere. Allora dobbiamo anche andare piano. Questo è, diciamo, una chiamata per rallentare un po'. Allora, solo perché abbiamo grandi sfide e solo perché abbiamo esigenze, non vuol dire che dobbiamo fare le cose in fretta, perché le cose fatte in fretta non verranno fatte bene e non verranno pensate bene, che tendiamo di trovare o cercare soluzioni semplici. Soluzioni semplici sono soluzioni stupide, perché in un sistema complesso non puoi, proprio non puoi avere una soluzione semplice, è impossibile. Il mondo, quello che chiamiamo l'ambiente, che cos'è l'ambiente? Non è la natura di un bosco, quello è una cosa di una fantasia. L'ambiente significa tutto. Cosa significa tutto? La parola ambiente vuol dire tutto, perché noi facciamo parte dell'ambiente. Le nostre strutture, le nostre artefatti, tutto fa parte dell'ambiente. Quello è un sistema nemmeno possiamo misurare, è impossibile. Allora toccando un pezzo avrà effetto sugli altri. Infatti quella è la causa dei nostri problemi, il fatto che stiamo toccando tanto, non sapendo le conseguenze dopo tanto tempo. Allora dobbiamo rallentare, pensarci bene e trovare le soluzioni, e forse anche resistere le soluzioni tecnologici, non sapendo che impatto avranno dopo 1, 2, 3, 10 generazioni. Credo che il grande tema sia questo, cioè il rischio di uno sviluppo tecnologico cotto e mangiato senza una visione nel lungo termine. Penso che questo sia il grande rischio e la grande sfida. Cioè adesso abbiamo corso, sono stati anni di grande corsa in cui la tecnologia si è sviluppata velocemente, però forse adesso è il tempo di fermarsi e pensare all'impatto che questa tecnologia può avere in un tempo più lungo, e non solo una tecnologia che in qualche modo risolve i problemi o, come dire, le esigenze e i bisogni di questo momento.